Noi maschi siamo deficienti. Lo so che molti di voi lo sanno già, lo so che molte di voi lo sanno già. Ma quello che mi interessa raccontarvi stasera è che non siamo deficienti nel senso di stupidi, cretini, ma proprio nel senso della parola latina deficere. Ci manca qualche cosa. Noi maschi, la storia ce lo racconta, siamo stati da sempre quelli ai vertici di ogni potere. Quasi tutti, i decisori politici, i re, i comandanti, i condottieri, gli dèi, i geni, gli inventori, gli artisti, la stragrande maggioranza, tutti maschi. Però la storia, la statistica ci raccontano anche un'altra cosa. Noi maschi siamo quelli che moriamo prima, siamo quelli che moriamo male, moriamo di più ammazzati, ammazziamo e moriamo di più ammazzati. Siamo quelli che soffriamo di più di depressione, e non lo raccontiamo. Siamo quelli che si suicidano di più. Abbiamo un grande valore, un grande potere, una grande visibilità. Moriamo male, moriamo ammazzati, moriamo presto. Siamo deficienti. C'è qualcosa che ci manca. Siamo deficienti, ma ci crediamo furbi, furbissimi. Alla fine del 1800 abbiamo inventato una parola, femminismo, e abbiamo chiamato con questa parola una malattia. La malattia che avevano gli uomini che non si comportavano abbastanza virilmente, che non manifestavano caratteri troppo maschili, che si comportavano un po' troppo da donna. E abbiamo inventato questa parola mentre già molti femminismi agivano invece per superare barriere, disparità, differenze, per concedere a mezza umanità che non gli aveva diritti, possibilità, opportunità. I femminismi già raccontavano che le nostre società, decise da maschi, avevano prodotto dei valori culturali che avevano trasformato le differenze che abbiamo tutti, che abbiamo tutte, quelle differenze che ci rendono unici, che ci rendono uniche, le avevano trasformate in valori discriminanti, in disparità, in strumenti per opprimere. Avevano cioè trasformato le differenze in valori dati a quelle differenze e avevano costruito una gerarchia, mettendo alcuni di questi valori più in alto di altri, raccontando che c'erano dei valori più giusti, migliori di altri. Tanti femminismi raccontavano, ancora raccontano dopo tanti anni, la forza di questi condizionamenti culturali, che sono ovunque, sono culturali, sono nella letteratura, nel cinema, nello spettacolo, nel linguaggio, nei media, nelle nostre abitudini, nelle chiacchiere tutti i giorni, e raccontano le nostre identità anche prima che noi nasciamo. Ci immaginiamo liberi di costruire le nostre identità, in realtà usiamo dei valori che già esistono, che già ci sono e che noi non abbiamo deciso e di cui nessuno ci racconta, per esempio, quanto fanno male a qualcun altro e a qualcun'altra. Però, proprio perché sono condizionamenti culturali, tanti femminismi ci raccontano che noi possiamo fare qualcosa, possiamo diventare più sensibili, riconoscerli, vederli, scoprirli. Possiamo quindi cambiare le nostre abitudini, i nostri gesti ed evitare questi valori che noi non abbiamo deciso. Come facciamo quindi a liberarci da questi condizionamenti? Dobbiamo ascoltare le differenze e non i valori che una cultura maschilista ha dato a quelle differenze. Nessuno di noi, nessuna di noi, decide dove nascere, se dove c'è la guerra, dove c'è la pace. Nessuno di noi decide se nascere benestante o in povertà. Nessuno di noi decide da chi nascere, chi sarà nostra madre. Nessuno di noi decide quale sarà la sua lingua madre. Ma tutti questi condizionamenti
ci plasmano, costruiscono la nostra visione del mondo. E noi spesso non pensiamo che dovremmo un po' discutere di queste cose. Come facciamo allora a scoprirli, a vederli, a metterli in discussione e a costruire noi una identità che troviamo già fatta? Dobbiamo ascoltare chi è diverso da noi. Io sono un maschio, bianco, etero, cisgender. Divento più libero se ascolto le donne, perché le donne sanno vedere quali condizionamenti mi sottopone, a quali condizionamenti mi sottopone la mia idea di essere maschio. Divento più libero se ascolto l'immigrato, perché l'immigrato mi racconta, mi sa vedere i condizionamenti della mia economia, della mia legge. Divento più libero se ascolto la persona che non è etero, che non si riconosce nella binarietà, che non è cisgender, perché mi sa dire quanto sono condizionato dal mio sesso, dal mio genere, dal mio orientamento. Divento più libero se ascolto chi ha un corpo che funziona in una maniera diversa dalla mia, perché mi sa dire quanto sono condizionato dalle mie mani, dalle mie gambe, dalla mia lingua, dai miei occhi, dalle mie orecchie e dai neuroni che fanno funzionare insieme tutte queste cose. Quella cultura maschilista mi ha anche detto già di chi è la colpa se le cose non vanno bene, se le cose non mi vanno bene. Lo sappiamo tutti. La colpa è delle donne, la colpa è dei neri, la colpa è degli immigrati, la colpa è dei poveri, la colpa è dei cinesi, la colpa è dei musulmani. E tutte queste categorie le possiamo anche usare insieme, eh? La colpa è delle lesbiche nere cinesi, la colpa è dei gay musulmani, la colpa è dei... Non funziona in questo modo. Le cose sono un pochino più complesse. Ma possiamo farci qualcosa. Noi maschi possiamo liberarci insieme da questi condizionamenti che non abbiamo scelto, perché questi condizionamenti sono il problema del nostro genere e sono il problema di tutti gli altri generi, perché sono diventate quei valori che opprimono, che costringono altri e altre a una vita sofferta, ingiustamente. Maschi, liberiamoci insieme dalle cose che non abbiamo scelto. Ci manca questa sensibilità verso una differenza, verso qualcosa che ci può raccontare quello che noi non sappiamo di noi stessi, perché nessuno ce lo racconta, perché nasciamo in una cultura che non ce lo dice. Ci dice sempre di chi altro è la colpa, senza farci assumere la responsabilità di costruire la nostra identità. Maschi, liberiamoci insieme da quello che ci sta uccidendo e da quello che sta diventando qualcosa che rende la vita difficile a tutti gli altri e a tutte le altre. Grazie.